Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il 18 di settembre. Vi do un altro aggiornamento, come sempre. Vedrete che l'ambiente in cui ho spostato le piante è completamente cambiato. Non è più quel bellissimo giardino che era quello di Angela, la madre di Daria. Purtroppo siamo in città in questo momento. Ho portato le piantine in questo lucernario, insomma, che fa parte dello studio dell'ufficio in cui lavoriamo. Tuona, comincia a tuonare, e nel frattempo comunque volevo dire che ho creato questa serra, questa piccola serra per le piantine, che sono diventate al momento 92 alberelli che stanno crescendo. E non c'è una grossissima novità rispetto alla settimana scorsa, se non che, come vi faccio vedere, alcune di queste hanno già cominciato a mettere più di una foglia. Quindi non solo più le due foglie iniziali, ma più di una si vede, insomma. Specialmente le prime che ho piantato stanno tutte cominciando a mettere qualche altra fogliolina. E nel frattempo poi qui davanti abbiamo le ultime che ho piantato, qui ci sono insomma quelle un po' meno recenti che stanno ancora uscendo dal terreno e al momento ce ne sono, come vi dicevo, due. Ora però io ci tengo anche a dire un'altra cosa, che questi numeri che dicono 92, poi conto di arrivare oltre le 100 piantine, non sono perché sto facendo una gara di qualche tipo, semplicemente ogni giorno mi sto prendendo del tempo e vi faccio anche vedere perché mi sto prendendo del tempo. Fondamentalmente ho veramente tantissimi semi che stanno crescendo qui. Qui ce ne sono, questi sono proprio gli ultimi, quindi se ne vedono pochi. Qui lo stesso, qui anche c'è qualcosa che sta cominciando ad uscire, li devo regalare qui dentro. La prima scatoletta continua ad avere ancora qualche seme, però fondamentalmente qui ce ne stanno tantissimi, tanti 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 proprio. Qualcuno oramai è proprio anche troppo cresciuto ed è inutilizzabile, e quindi non è una gara, insomma, che io sto facendo, quella di piantare i semi. Ne sto piantando tanti, anche perché poi conto che qualcuno di questi insomma non arriverà a svilupparsi più di tanto. Qualcuno soffrirà il freddo quest'inverno, qualcuno magari soffrirà il caldo l'estate prossima, moriranno. E quindi bene averne qualcuno di più per poter sostituire le piante, quelle che insomma non ce la faranno. E poi magari l'anno prossimo ne pianterò altri. Quest'inverno sto aspettando ancora che escano le ghiande per poter piantare le querce. Però c'è anche un'ultima cosa che volevo dire alla fine. Faccio vedere. Come vi faccio vedere, praticamente piantare un centinaio di semi occupa veramente poco spazio. Qui stiamo parlando di 1,5 m per uno forse di spazio. Ora, non che tutti abbiano a disposizione questo spazio, però nessuno chiede di piantare a tutti 100 piantine, 90 piantine, come in questo caso. Quello che vi chiediamo è di piantarne una a testa. Una a testa significa una bottiglia d'acqua, una mezza bottiglia d'acqua, quindi non è un granché come sforzo. E io penso che è un qualcosa che possano realmente fare tutti. Va bene, quindi di nuovo 18 di settembre, ci vediamo, penso fra qualche giorno, farò un aggiornamento a settimana a questo punto, anche perché tanto non cambia molto da una settimana all'altra, le piantine crescono molto molto lentamente. Nulla, ciao, al prossimo aggiornamento.